Professor Marco Merigi, soprattutto in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo ascoltato pareri molto diversi sulla medesima. Cerchiamo di capire che cosa significò per gli italiani essere una nazione. Sì, beh, in primo luogo significò diventare indipendenti. Voglio ricordare a questo proposito che fino al momento dell'unificazione nazionale una bella parte dell'Italia, divisa in vari stati, era un diretto dominio di Casa d'Austria. Era questo, per esempio, il caso della Lombardia e del Veneto, che formavano il Regno Lombardo-Veneto, ma in parte anche del Granducato di Toscana, che veniva governato da un ramo laterale degli Asburgo di Vienna, e così pure i Ducati Padani, Modena e Reggio e Parma e Piacenza, che erano governati anch'essi da alcuni rami laterali della dinastia Asburgica. E poi anche regioni che soltanto poi nelle successive sarebbero entrate a far parte dell'Italia, come il Trentino oppure come il Friuli, erano anch'esse parte dei domini di Casa d'Austria. Insomma, l'Italia era per metà austriaca. Che cosa accadde agli stati che erano governati da altri casati o addirittura dal Papa? Penso al Regno di Sardegna, a quello di Re di Sicilie o allo Stato Pontificio. Cosa significò per questi stati? Beh, c'è da ricordare che anche questi stati erano indipendenti soltanto in parte. Tant'è vero che ogni volta che ci fu qualche tentativo di modifica in senso liberale delle condizioni interne di questi stati, l'esercito austriaco aveva la facoltà di intervenire all'interno di questi paesi e di ripristinare l'ordine precedente. Accadde, per esempio, tra il 1820 e il 1821 nel Regno di Sardegna e poi nel Regno delle Due Sicilie, accadde nel 1831 in diverse zone dello Stato Pontificio e poi accadde in maniera un po' generalizzata nel 1848-1849, quando tutti gli stati italiani vennero emanate delle costituzioni liberali e quando gli eserciti poi, con grande aiuto dell'Austria, intervennero a imporre la revoca di queste costituzioni. L'unica eccezione fu il Regno di Sardegna. Fu l'unico Stato che dopo il 48 conservasse uno statuto e quindi una carta che consentiva ai cittadini di esprimersi liberamente, di fare elezioni politiche, di avere un governo espressione loro. E grazie a questo il Regno di Sardegna, capitale Torino, diventò poi un poco il punto di rannodo di quello che fu il movimento per l'unificazione nazionale, per l'indipendenza e per la libertà. È corretto leggere la spinta all'indipendenza legandola al desiderio di una casa regnante decisa a sostituirsi a una dinastia rivale? Ma è un fattore che va considerato, talvolta in un eccesso di retorica si tende un po' a dimenticarlo, però va anche ricordato il fatto che sicuramente un grande contributo al desiderio di indipendenza viene dall'opinione pubblica. C'era una cittadinanza che non era più disposta a lasciarsi manipolare, come sempre era avvenuto in precedenza, per l'appunto dai desideri o per gli accordi tra le dinastie, che voleva diventare invece forza attiva in questo processo. L'unificazione nazionale è molto stata, diciamo, l'incontro tra un desiderio dinastico che ci fu e però anche una spinta dal basso della società. Parliamo di nazione. C'è una differenza tra il concetto di nazione di cui stiamo discutendo ora e il concetto precedente? Certamente, pensiamo al fatto che paesi come la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna erano nazioni già da secoli, ma che tipo di nazioni erano? Erano nazioni dinastiche, vale a dire rappresentava questo loro essere nazione sostanzialmente l'appartenenza al dominio di una casa, di una dinastia, di una famiglia regnante. Erano quindi nazioni dall'alto. Viceversa, dal fine Settecento c'è qualcosa di nuovo ed importante che avviene su scala europea e che ha le sue origini a Parigi con la Rivoluzione francese. La nazione era nazione dei cittadini, nazione della sovranità popolare. La nazione di coloro che condividono lingua, cultura e che sulla base di questo si danno un patto per essere i veri soggetti del governo del proprio paese. Ecco, uno dei motivi che sta dietro al Risorgimento italiano e quindi all'unificazione nazionale è certamente anche quest'idea di una nazione come patrimonio condiviso delle persone che la abitano. Allora torniamo al punto di partenza. Come accolsero gli italiani la nascita della nuova nazione e quali reazioni ci furono all'estero? È un discorso che va anche qua, diciamo, calibrato un po' per differenze, perché naturalmente ci furono quelli che erano desiderosi che si costruisse la nazione, ma ci furono anche
tante figure a tutti i livelli, in tutti gli stati, i quali videro invece il nuovo come qualcosa di dannoso. Si faceva fatica ad abitare all'interno di un contesto nuovo quando si era ancora abituati al proprio municipio, al proprio campanile, ai propri usi, alle tradizioni locali, e questo poi è sempre un motivo che è rimasto, insomma, sotto pelle, un poco sotto traccia nella storia dell'Italia anche successiva, questo conflitto tra l'essere tutti uniti e l'essere diversi poi nelle varie componenti. Dal punto di vista invece della reazione all'estero, naturalmente i governi, i paesi che conservavano dei sistemi autoritari non videro affatto di buon occhio l'unificazione nazionale italiana, perché sembrava una specie di sacrilegio, una specie di insulto al mondo dei sovrani, delle teste coronate, di quelli che erano abituati a governare la politica. Viceversa, ci fu l'appoggio, più o meno convinto a seconda dei momenti, di paesi che si stavano orientando in senso liberale, penso alla Gran Bretagna soprattutto. L'unificazione italiana non fu un fenomeno che riguardò solo l'Italia, fu un fenomeno nel quale va visto il processo di allargamento di un'Europa libera a scapito invece di un'Europa autoritaria, un'Europa dei regnanti tradizionali.